Diamo il benvenuto a Davide Desario, direttore del quotidiano gratuito Leggo. Buonasera a Federico Taddia. Prego Federico. Federico è conduttore radiofonico e televisivo, autore di Martedì. Ha scritto con Pierdomenico Baccalario il libro per i ragazzi, il manuale delle 50 piccole rivoluzioni per cambiare il mondo. Quali sono? Sono azioni di buon senso che abbiamo cercato di consigliare alle bambine e ai bambini. E si parla di rivoluzione, quindi di disobbedienza, però è la disobbedienza al così fan tutti, cioè cerchiamo di farli pensare con la loro testa, con azioni concrete, che fanno banda, fanno gioco, cercano un po' di rompere le scatole anche ai genitori, mettere il naso fuori di casa. Dicene qualcuna. Ma la prima, che è quella che più è amata, paradossalmente, è quella di smettere di comprare e di utilizzare la bottiglia di plastica per l'acqua, ma porta la tua borraccia con te, che è veramente una cosa piccola piccola. È piccola ma sensata. È sensata e c'è un grande problema, che è quello della plastica, ai bambini e alle bambine dà la possibilità di fare qualcosa, no? Quindi non si sentono inermi e incapaci di fare qualcosa davanti a un problema. E questo gli eccita molto. E soprattutto non gli dai la paura del terrore, esatto, di quello che fanno, ma gli dici fai una cosa positiva. E puoi fare anche tu, poi sai, hai la tua borraccia, diventi comunque controcorrente, è un qualcosa di tuo, è un qualcosa anche da ostentare, questa cosa diventa bella. Direttore, la grande trasgressione invece viene dal ministro dell'istruzione che dice date pochi compiti, lasciateli in pace per le vacanze, che ne pensi? Innanzitutto dobbiamo dire che lo ha detto, ancora non l'ha fatto, nel senso che adesso che nelle scuole ancora non è arrivata nessuna circolare, forse arriverà in questi ultimi giorni di scuola. Dopodiché sicuramente può essere una cosa positiva se dall'altra parte ci sono dei genitori che magari stanno con i figli, allora invece che fare i compiti fanno altre cose interessanti. Se, come purtroppo spesso avviene, i genitori sono molto indaffarati, piuttosto che lasciarli davanti ai cellulari o alla televisione, alla PlayStation, meglio compiti. Sì, non è tempo che necessariamente passi giocando. Però, ad esempio, il tuo manuale potrebbe essere una lettura alternativa ai compiti, no? Ma sì, è un'alternativa non alla noia, perché io invece sono un grande fautore anche della noia. È uno stimolo, sicuramente, a fare qualcosa, a fare gruppo, ad aggregarsi, a sperimentare, a esplorare possibilità, e credo che siano tutte cose che devono rientrare nel grande contenitore dei compiti. Una delle proposte è fatti fare tre promesse dal tuo sindaco. Allora, non è tanto per andare dal sindaco quanto per invitare i ragazzi a guardarsi attorno. Credo che vivere il bene comune sia questo, no? Ti rendi conto dei problemi che ci sono, che anche tu bambino puoi incontrare, e poi vai dal tuo sindaco, quindi un incontro istituzionale che ha sempre il suo fascino. Credo sia un modo per fare educazione civica anche questa, però giocando. E i ragazzi leggono? I ragazzi leggono, secondo me, poco, ahimè, guardano molto i video, quindi forse bisognerebbe riuscire a far passare anche molti messaggi tramite i video, perché sono spesso, secondo me, isolati. Io ho due figli e vedo che spesso le cose che mi raccontano sono frutto di cose che hanno visto più che letto. Sì. Dopodiché, se posso dire una cosa, sempre uno dei miei figli ha avuto come compito a casa 10 cose da fare per migliorare la mia città. E quindi una brava maestra. E invece Federico, tu dici cosa da fare, una piccola rivoluzione, fare una ricerca senza usare Wikipedia. Niente di nostalgico, però l'idea è quella di invitare i ragazzi a sperimentare altre possibilità, quindi far vedere loro che puoi fare una ricerca anche senza usare Google, cioè esistono i libri, esiste la biblioteca, esiste l'enciclopedia, non che sia meglio o che sia peggio, però è un'altra cosa, è un'altra competenza. Siccome sono competenze che ormai non stanno più allenando, credo sia importante da genitore, da educatore, ricordare che c'è anche quello. Ne leggo altre. Smetti di seguire la moda, passa un giorno senza energia elettrica, prova a vivere una settimana senza acquistare nulla. Cose estreme, non da decrescita felice, ma da crescita consapevole, credo, che è sempre questa l'ottica. Cioè, tu prova, mettiti in gioco, dai cose per scontate, in questo modo lo diventano meno. Desario, si parla di far di reinvestire sull'educazione ambientale, a scuola, l'educazione civica. Sono competenze della scuola queste? Secondo me sono competenze della scuola. Purtroppo, secondo me, i professori non sempre sono adeguatamente preparati, andrebbero probabilmente aiutati ad essere preparati. La verità è che temo che i ragazzi non siano abbastanza impermeabili alla lezione, ma invece colgano l'esempio spesso
quando non, il professore non sta insegnando. Quindi in realtà è il comportamento quotidiano che forse li raggiunge di più. Dici, vivete una settimana come si faceva negli anni Ottanta, non è che ci fosse niente di particolare, io me ne ricordo, diciamo. È vero, però sai, tu ascoltavi Galli, no? Certo. Beh, ascoltavi Galli, lo ascolteresti con i tuoi figli e tu ascoltavi altra musica. È creare ponti generazionali, no? Cerchi dei punti in comune con i tuoi figli. È un po' invitare i ragazzi a mettersi nei panni dei genitori quando avevano la loro età, è un modo per conoscersi. E poi dici, passa la palla a tutti, anche a quelli scarsi. Tu non lo facevi, vero? No, io lo facevo, per forza, era una squadra tutta. Perché? È perché è un po' quello che dicevamo prima, l'altruismo non si insegna, lo devi far vivere. Quindi dai un'idea di cosa vuol dire, perché puoi essere tu quello scarso anche in una squadra. Quindi il fatto di ricordarsi che hai passato quella palla e che quindi qualcuno può passarti quella palla ti fa fare gruppo, e credo che fare gruppo comunque crei identità, ed è quello di cui i nostri figli hanno bisogno. Federico Taddia, manuale Le 50 piccole rivoluzioni per cambiare il mondo, grazie. Grazie Davide Desario, grazie per essere stati con noi.